Le prime grandi vittorie a corsa e tappa le ho vinte con la maglia Faema, sia il Giro d'Italia che il Giro di Francia. Dunque questi qua rimangono per me le più belle vittorie, no? Perché dico, la vittoria assoluta che mi piace di più è quella del Tour de France 69. Per me quella più bella vittoria e questa era con la maglia Faema. Io sono nato nel 45, sono Valente, cominciate la ditta e poi dopo ci siamo incontrati nel 68 e penso che abbiamo fatto un bel traguardo insieme, abbiamo avuto molta soddisfazione, certamente io, ma penso anche la ditta Faema. Lo sport è una bella scuola di vita perché prima si vive in società e poi è un sport difficile, dunque ogni anno si deve mettere di nuovo in questione perché ogni anno non so quali sono gli avversari e si comincia da zero, dunque per il futuro della vita, anche per i giovani, lo sport è una bella scuola di vita. Si vive in società, si vive a vivere insieme come una grande famiglia, la squadra, sia con i corridori che con i masseratori, i direttori sportivi, meccanici, manager, tutto questo è una grande famiglia. La Faema è una squadra con un certo prestigio, tutti la stessa, tutta le stesse scarpe, calze, tutto quanto, era molto preciso. Il signor Giacotto era un manager molto preciso di queste cose perché voleva che il ciclismo era un certo standing e penso che la Faema l'ha portato. Si deve sempre pensare ad andare di più perché altrimenti è come in ditta, si rimane tutti i giorni deve cercare di far meglio, così si va avanti. Ma l'anima della Faema è vincere. Questo era essere migliore nei prodotti e essere migliore nelle corse.